test diciamo poco significativo tenuto conto del divario che c'era con l'avversario, però qualche movimento, le idee si sono viste. Sì, sì, sono test importanti appunto per provare tutto ciò che facciamo in allenamento. E stiamo sperimentando diverse cose, stiamo alternando anche varie pressioni come si è potuto vedere oggi, quindi penso che sia stato un altro test importante che ci abbia dato delle buone indicazioni. L'idea è quella che Donatello voglia una squadra camaleontica che, pur mantenendo magari lo stesso assetto tattico, però cambia atteggiamento, no? Pressa alto, poi pressa in basso, lascia spazio, poi aggredisce, cioè nel corso della partita cambiate molte volte l'atteggiamento. Sì, anche tante volte questo è anche dettato dal risultato, dalla partita, dagli avversari, quindi penso che sia fondamentale saper fare tutte le fasi, oltre che alle caratteristiche dei giocatori, con 5 cambi ormai chi entra dalla panchina deve fare la differenza e bisogna sapersi adattare a diversi moduli. Momento di grande fermento sul mercato, ci sono compagni che vi lasciano e altri nuovi che sono alle porte o che stanno arrivando, ecco, come lo vivete nello spogliatoio questo via vai? Ma spiace sempre quando abbiamo un compagno con cui si è condiviso un anno, però sappiamo che comunque fa parte del nostro lavoro e siamo pronti ad accogliere i nuovi arrivati come abbiamo già fatto, sono tutti ragazzi, anche chi è arrivato si è messo a disposizione. E l'importante è quello, che chi arrivi con la testa giusta, con la voglia di far bene, per fare qualcosa di importante. Cosa cambia per te con il 3-5-2? Ma è la posizione in campo solamente, poi anche a 4 posso giocare in mezzo ai due, quindi alla fine è sempre il modo di interpretare il ruolo e quello che chiede il mister, quindi non ci sono problemi. Però abbiamo visto che con i due esterni a tutta fascia spesso è più facile cambiare il gioco. Sì, 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 sì. Poi appunto penso che siano anche tutte cose dettate, come ho detto prima, dall'avversario, dalla partita, dal momento, quindi vedremo. L'importante è essere pronti appunto a saper fare più cose possibili. La prima in trasferta sul campo di una delle favorite del girone B. Sì, subito trasferta tosta, ma vedendo il girone faccio fatica a trovare una partita che non sia tosta, però vogliamo partire bene, consapevoli delle nostre idee, della nostra forza, quindi vogliamo andare là a giocarcela. L'ultima, manca esattamente una settimana all'inizio del campionato, come state fisicamente dal punto di vista atletico? Direi bene, abbiamo fatto un buon ritiro, abbiamo spinto tanto. E siamo tutti soddisfatti di come sia andato questo ritiro, quindi ci sentiamo pronti. Emanuele, volevo chiederti quali sono gli obiettivi personali per la prossima stagione e anche quelli della squadra, diciamo, da capitano, come fino a che punto poi vuoi far arrivare, diciamo, la barca ancora capitanata a te? Ma gli obiettivi personali penso che sono secondari, perché se va bene la squadra di conseguenza vuol dire che fa bene il singolo. È un'annata dura perché abbiamo visto il girone ed è tosto, sappiamo che ci sono squadre molto forti, però noi vogliamo giocarcela con tutti, vogliamo dire la nostra ogni partita, quindi sicuramente fare un campionato importante e poi vedere, tirare le somme più avanti. Grazie.